La situazione dopo il coronavirus non è in generale per le cantine la più rosea, nel senso che hanno avuto un contraccolpo soprattutto nel ritiro del vino, più che le vendite, oltre a sentire anche di qualche vendita, perché dopo il coronavirus coloro che esportano, quindi gli imbottigliatori, si sono trovati il mercato bloccato e qualche ordine annullato. Anche però, se c'è da sottolineare, che è aumentata la vendita all'interno del mercato delle GDO, quindi dei supermercati. Il settore invece Horeca, cioè quindi quello dei ristoranti, enoteche, ha sofferto un po' di più perché sono rimaste chiuse. Nonostante tutto, il vino della cantina sociale di Gualtieri è stato consegnato comunque al domicilio e addirittura avete sfruttato anche la possibilità di e-commerce. Esatto, potevamo rimanere aperti come punto vendita, però come decisione consapevole e responsabile abbiamo deciso insieme ai consiglieri e ai soci di tenere chiuso il nostro punto vendita e di effettuare le consegne a domicilio. E abbiamo aumentato anche le consegne e-commerce che avevamo iniziato 2 anni fa. Abbiamo fatto un sito nuovo in questo periodo molto velocemente e ha funzionato molto molto bene, direi, anche perché abbiamo triplicato gli ordini dell'e-commerce. Ora l'Italia riparte, riparte anche il resto del mondo. Che tipo di prospettive si aprono per Cantina Sociale di Gualtieri? Noi avevamo in serbo un progetto perché avevamo fatto dei contratti per quanto riguarda tutto il Sud America, quindi parlo del Brasile, del Texas, dell'Ecuador, e il progetto è quello di portare là il vino marchio Gualtieri con dei contratti già, ripeto, in essere. Appena aprono le frontiere, appena ci danno l'ok, iniziamo a imbottigliare, noi siamo già pronti. C'è un certo ottimismo comunque dalle sue parole? Sì, c'è un certo ottimismo perché, ripeto, abbiamo notato che il nostro vino, adesso non per vantarci, è molto apprezzato. Abbiamo fatto anche il Festival di Berlino. Eravamo al Festival di Berlino, c'erano 3 film italiani, di uno abbiamo sponsorizzato e siamo andati là perché hanno fatto un rinfresco con del parmigiano reggiano e abbiamo portato il nostro vino e abbiamo fatto una serata di gala proprio con i nostri prodotti tipici.